La Bolivia, con le sue cime innevate, gli incomparabili laghi, le terre amazzoniche e la sua variegata realtà culturale con 36 idiomi originari, ha dato il benvenuto al successore di Pietro. Atterrato all'aeroporto internazionale di El Alto, Papa Francesco è stato accolto dal presidente Evo Morales, il primo indigeno a guidare lo Stato boliviano. Dopo i consueti onori militari e un intermezzo di musica tradizionale, il pontefice ha chiarito di essere venuto come ospite e pellegrino per incoraggiare i discepoli di Cristo a comunicare la gioia del Vangelo, a essere sale della terra e luce del mondo. Il progresso integrale di un popolo, aggiunto, comprende la crescita delle persone, nei valori e la convergenza su ideali comuni che riescano a unire la volontà senza escludere e respingere nessuno. Tra applausi e cori, Papa Francesco ha poi lasciato l'aeroporto per recarsi prima all'arcivescovado di La Paz e poi in visita di cortesia al capo di Stato. Quasi attraversando un quadro di Escher dove fila e fila di persone si sovrapponevano per salutare il pontefice, su piccole alture, lungo la strada e sui tetti, Papa Bergoglio ha anche fatto una breve sosta per benedire il luogo dell'assassinio di padre Luis Espinal, sacerdote gesuita che tanto si spese in difesa degli operai durante la dittatura di Luis García Mesa.